Salve a tutti, benvenuti qui su StockDroid. Oggi vi parleremo delle novità che Google ha presentato 2 giorni fa nella conferenza del 24 luglio. Sigla. Google, how much does the Earth weigh? Earth has a mass of 5.9 centimeters. Come avrete già visto, è stata rilasciata una nuova versione di Android, sempre Jelly Bean, ma è Android 4.3. Bene, ora vi parleremo delle novità. Vada con le novità. Come novità troviamo i Restricted App Profile, cioè profili ristretti. Cioè, profili ristretti, non so, comunque una traduzione approssimativa. Ovvero, c'è la possibilità, ovviamente solo su tablet, perché multiutente, ve lo ricordiamo, esiste solo sui tablet, di creare degli account amministratori e non. Quindi un amministratore può agire su un profilo minore e rendere non visibile alcune cose. Supporto al Bluetooth a basso impatto energetico, quindi quello low energy, per appunto accessori come per esempio Google Glass, oppure dei bracciali, Bluetooth, smartwatch, tutti accessori che comunque, se utilizzassero il Bluetooth, quello che c'è stato fino adesso, avrebbe consumato troppa batteria. Un'altra cosa importante è che le applicazioni di terze parti hanno anche più accesso alle notifiche. Un'altra cosa è che nell'applicazione telefono potrete direttamente cercare i contatti nella vostra rubrica. Poi, per esempio, è stata abilitata la scansione per la geolocalizzazione Wi-Fi, quindi una parte del Wi-Fi rimarrà sempre attiva per migliorare la geolocalizzazione. E poi, ultima novità, però solo per i telefoni stock, quindi Nexus e Google Edition, la nuova fotocamera, quindi a gestione così, ad arco, al posto di circolare. Inoltre, alla conferenza del 24 luglio è stato introdotto il nuovo Nexus 7, quindi di seconda generazione, che ha delle caratteristiche hardware più potenti di quello precedente. Allora, ha un Qualcomm Snapdragon S4 Pro a 1,5 GHz, stesso del Nexus 4, come Nexus 4, 2 GB di RAM, Bluetooth 4.0, 4G LTE, NFC, poi... Sì. Poi Virtual Audio Surround, cioè un finto surround, in realtà gli speaker stereo simula un surround. Parliamo del prezzo. Allora, per la versione da 16-32 giga, per la versione solo Wi-Fi, sono $229 e $269, mentre per la versione anche col 4G sono $349. Inoltre, a sorpresa, è stato annunciato Chromecast, una chiavetta HDMI con una versione modificata di ChromeOS da attaccare alla propria televisione. Permette di inviare delle pagine di Google Chrome, dei video di YouTube o delle canzoni da Play Music direttamente sul proprio televisore, tramite un telefono che sia Android o iOS con Chrome installato e da qualsiasi computer con qualsiasi sistema operativo con Chrome installato. Tramite un'estensione appunto per Chrome potete inviare questi contenuti alla vostra televisione. Il prezzo è di $35, quindi molto poco, però ovviamente in Italia, ce lo scordiamo, anche in Europa, quindi... Infine, è stata rilasciata una nuova applicazione, Google Play Games, dal quale voi potrete vedere i giochi che avete scaricato compatibili con il Play Game Service, quindi che possono salvare i vostri salvataggi in cloud e utilizzarli su tutti i vostri dispositivi Android, visualizzare le classifiche, i punteggi, sfidare i vostri amici in multiplayer e vedere anche i vostri contatti di Google Plus inseriti nelle vostre cerchie, che giochi hanno installato. Quindi è un game center, diciamo, giusto? Andiamo tutti al mare e in questo con questo sottofondo vi lasciamo al prossimo video.